oggi verrà ripreso come tema. E analogamente abbiamo la strategia nazionale per la biodiversità, a cui già faceva riferimento la dottoressa Giada Tano ieri durante l'apertura, con i suoi organi, un comitato paritetico che vede ministeri e regioni rappresentati e un osservatorio che vede la rappresentanza di tutto il mondo scientifico, a partire da ISPRA, dalle società scientifiche, e che deve dare un supporto tecnico-scientifico per l'attuazione della strategia. Nell'ambito di questo lavoro, ieri è stato accennato brevemente, è rimasto un po' nello sfondo, probabilmente non è necessario entrare più di tanto nel dettaglio, ma ISPRA ha prodotto l'anno scorso delle linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione che sono state trasmesse alle regioni che hanno ricevuto commenti, che sono a questo punto uno strumento di indirizzo a cui ci do dobbiamo vogliamo rifare. Non è uno strumento vincolante, non dà delle indicazioni stringenti, puntuali. In parte è stato richiesto anche dalle regioni indicazioni più stringenti. È estremamente difficile nel momento in cui, e tocco l'altro tasto delicato, non ci sono le risorse che molti di noi vorrebbero per il monitoraggio. Un po' di risorse ci sono, ma sicuramente questo è un punto estremamente delicato. Disegnare uno schema di monitoraggio nazionale per tutte le specie, gli habitat della direttiva habitat, della direttiva uccelli, partendo da zero con uno schema che sarebbe bellissimo, ma sicuramente sarebbe troppo oneroso. Da qui la necessità di disegnare delle linee guida di indirizzo che danno dei paletti generali, ma non vincolano sul numero di uscite per guardare quella specie, insomma, non possono dare indicazioni puntuali perché probabilmente spenderemmo tutte le risorse per monitorare e non avremmo nulla per conservare, che rimane, da un punto di vista delle amministrazioni, Ministero, Regioni, il punto principale degli obblighi che discendono dalla direttiva Abita, dalla direttiva Uccelli. Ultimo accenno, da questo punto di vista volevo richiamare quello che è scritto dentro l'articolo 7 del DPR 357, che è il recepimento italiano appunto della direttiva Habitat, in cui si dice chiaramente che le regioni disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione di specie e habitat. Quindi ricordiamoci sempre che l'obiettivo è quello di conservare, e il monitoraggio deve essere adattato per essere funzionale a questo. Grazie.